questa nuova intervista in movimento. Vogliamo scoprire chi è il personaggio di oggi? Lo posso vedere? Ma tu sei trasuto in secchetto, si mise chiatto. Ma questa io non lo so, inizia, fa intervista in movimento. Mi ha rubato le battute, il telefono e l'idea. Cioè, voglio dire, più di così, come va? Come va? Io sto sempre in una macchina, ormai vivo in macchina, siamo sull'autostrada. Questa bella guaglione, lo sapete chi è? L'avete già vista in un altro film insieme a me? Che minchia è questa? Che cazzo è questa? Lei è Yasmin Pucci. Ecco. Pucci, si chiama Pucci. Si alzerà un coro, sti cazzi! Sti gran cazzi! Vabbè, io comunque no. Dopo il coro è sempre Yasmin. Quindi, ma io posso metterlo là, girato, secondo te? Allora, guardi, io ne ho fatte tipo una ventina, sono tutte bene. Mo stai facendo tu, uffa, why, non mi fa fare figure in merda perché ci sono i fan che poi ci tengono, perché comunque sono abbastanza seguite queste cazzate. Ah sì? Sì, ma non lo so questa sia una visualizzazione. Quindi adesso divento famosa con questa cosa io. Beh, tra il pubblico di un Pulsar Sole, che tu c'entri in cazzo con Pulsar Sole, però può essere, insomma, che non si sa mai, perché ricordiamolo. Esatto. Guardatela bene, togliti gli occhiali, fatti vedere, stiamo per fare l'incidente comunque. Okay. Però sono tutto surato. Vogliamo ricordare anche. Gli occhiali, fatti riconoscere. Come riconosco? Io ho questa faccia. Vabbè, dai, che fai il falegname. Abbiamo appena finito di girare un film, quindi voglio dire. Ci hanno ammazzato. Ci hanno acciso, ragazzi, è finita. Cioè, proprio poi voglio dire. Avete visto qualche foto, forse, soprattutto lei ha pubblicato a manetta, però. A parte il piacere di stare con tante belle donne, perché sembra guaglione, ma non so se è il film. Cioè, c'era lei, Nike Rivelli, Emanuela Tintocchia, Stefania Marchionne, poi è arrivata anche la signora Ornella Muti. Bellissima. Tanto per concludere un po' la cosa. Però in mezzo a tutti si fermano, voglio, è pesante. Cioè, è pesante, perché poi comunque ti devi far carico in qualche modo di responsabilità, che non te ne frega un cazzo altre volte. Cioè, tu lavori, finisci il tuo lavoro, te ne vai con le donne. Cinque femmine, un po' impegnativo, perché sono personaggi, all'attrice, cose, quindi sono impegnativo. Comunque, parla tu di questo lavoro che abbiamo fatto. Che vogliamo dire? Allora, a parte i casini cioè, che stai facendo obbligo. Cioè, ma perché c'ho male la gara a mano? Come ma fallo faccio? Mi fa male la mano, posso metterlo qua? Scusate ragazzi, però voglio dire, non si tutti fa. Oddio, aspettate. Perché sembra facile fare le interviste in movimento, però guarda, in realtà sì. il maestro, voglio dire cara, io quando ho iniziato a fare le interviste in movimento tu ancora non avevi neanche un figlio. Certo. Quanti figli tieni? Che se ogni volta facciamo un film fa un figlio. Non lo so, forse mi porti bene tu. Speriamo che porti solo bene, perché io non so ci niente. Voglio dire, ma non è che torni, mi richiami, tipo. No, adesso va, io da due o tre mesi. Io tesoro, sono in Cina ancora, d'amore. Non ce la facciamo più, passiamo il tempo a comprare tutine e agli Yasmin Pucci. Cioè, ora mi posso dedicare alla carriera. Quale carriera? Poi non si sa, però. si sa, la ragazza è modesta, ma lei ha fatto già un sacco di cose. Insomma, voglio dire, la notorietà, quella no. Sono famosa come te, a me mi fermano per strada, capito? Non si può girare con questo ragazzo. Cioè per Napoli non si può girare, uno va a prendere un pezzo di pizza e subito. Ah, a Vitale! A Napoli tendenzialmente sono Michael Jackson, però voglio dire, non è quello. La visibilità è una cosa, il successo è un'altra. Si può avere successo senza essere famosi, perché l'obiettivo che ognuno di noi raggiunge è soggettivo, quindi non è che ti fermano per strada e hai svoltato. Fa piacere, però alla fine sti cazzi, diciamo, c'è un attacco di panico e via. Ma sì, vai di Xanax. L'ex Gogo. Ma vogliamo dire come noi ci siamo con. Dai, fammi la tua intervista in movimento. Ah, hai ragione, devo fargliela io, avete ragione. Io faccio l'ospite oggi, ok? Allora, siamo tanto curiosi, vero? Di sapere. Cazzo. Aspetta un attimo, no? Che mi sono scordata la cintura. No, perché quelli rompono. Magari non se ne erano accorti. Se ne erano accorti perché è la prima cosa che guardano ogni volta. Ma no, perché siamo fermi in realtà. In realtà siamo su carattrizi anche noi. Siamo rimasta bene, siamo su carattrizi. Allora, no, torniamo un attimo. Fammi l'intervista. Dunque, Emiliano De Martino. Buongiorno. Tu sei un grande attore. No, abbiamo sono visto. Un attore grande. Sei un attore grande. Che ho 32 anni, ormai sono anziano. Allora, innanzitutto, beh, dopo diciamo come ci siamo conosciuti, ma allora non gliene fotte nulla, quindi andiamo invece a chiedere le cose che riguardano te. Per esempio, tu stai scrivendo una cosa, un testo teatrale, hai scritto anzi un testo scritto, teatrale. Sì, lo sto
in realtà l'abbiamo anche presentato, perché andremo in scena dal 17, è ufficiale ragazzi, dal 17 febbraio al 1 marzo al Teatro dell'Angelo di Roma, via Simone de Saint-Bon. Mi raccomando, vabbè, poi lo saprete, però de Saint-Bon, Saint-Bon. Io sono di Roma, no? Vabbè, ma tu sei con parla mia, lo stai. E quindi faremo questo spettacolo al Teatro dell'Angelo, un cartellone meraviglioso. Io consiglio agli amici di Roma, appassionati di teatro, abbonatevi al Teatro dell'Angelo, c'è un cartellone fighissimo, c'è Milena Vukovic, Miranda Martino, Paola Gassman, Emiliano De Martino, voglio dire, Tang e Tutung. Siamo in scena con questo spettacolo, si intitola Solo 100 volte. Il cast è quasi completo, mi mancano delle pedine, devo fare i casting per voi che seguite anche le interviste in movimento e vi siete proposti per il casting. Fra poco vi scriveremo dalla produzione e faremo questi provini, credo, se ce la facciamo a fine luglio, se no scavalliamo a settembre, agosto non mi faccio fare il provino. Però bisogna. Tu devi fare, io devo fare le domande, tu stai parlando, ti faccio la domanda e poi parli. Ma tu non sai condurre perché mi devi interrompere, in bocca. Insomma, quindi loro se vogliono fare il provino, ma chi devono scrivere? Vabbè, no, basta, no, ormai c'è, no, c'ho 400 curriculum, non scrivete più. Certo, cioè, allora adesso gli hai detto, ma questi... Il cast chi è? Il cast è formato da Emiliano De Martino, Rossella Pugliese, Giuseppe Zeno, Lorenzo Patanè, e ufficiosamente Davide Marotta. Allora dobbiamo capire degli incastri, comunque per abbiamo appena finito di girare questa cosa qui a Napoli, anzi no scusa, stavamo tra Quarto e Pagliuca. Ma qua Pagliuca, Peruzzo, Portiere, Quagliano. C'era quest'albergo bellissimo, anzi ti ringraziamo, grazie, ma lo possiamo pure dire, grazie a Giulia, ragazzi. Andate lì, c'è una piscina meravigliosa, siamo stati benissimo, in mezzo al nulla, però è fighissimo. Massimiliano, no, sì. Si chiama il proprietario, ciao, grande Massimiliano. Persona, grazie. E poi abbiamo girato invece a Quarto. A casa, di una era famiglia in una stella, villa bellissima, no, location, con un panorama fighissimo. E salutiamo i ragazzi, comunque, saluti i ragazzi, gli fa più piacere se ti salutano tu a me. Erano tutte femmine però. I ragazzi. Vabbè, i ragazzi. Padroni di casa, com'è? Raffaele. Dino, Roberto Alfieri, insomma ci hanno trattato benissimo, devo dire, grandi. Fatti una domanda e datti una risposta. Ma parliamo della tua vita sentimentale. No, che quanto tempo sta? abbiamo tempo. Sta 7 minuti, non tanti, ci vedo, troppo. Dai, altri 2 minuti, vai, allora, noi chiediamo. E beh, quindi? Ma vita privata, vogliamo sapere, ma se è privata, se si chiama privata perché è privata, ma perché si manda la vita privata? Allora perché vogliamo sapere. Sai tutto, chiama Rossella e ci parla. Io sono amica della fidanzata, ciao Ross! Beh diciamo, perché sono sempre con una femmina, ma che voglio dire. No, lei di me non può essere gelosa. No, Rossi no. Guarda, è bellissima, Rossella non potrebbe mai essere gelosa di nessuna, però insomma ci conosciamo. Ciao amore, meno male che... Me la coccolo un po' al posto tuo. Che poi tra l'altro c'è anche il marito, il compagno, si chiama Daniele. Ciao Daniele, perché poi mi sbarra solo di me. C'è un figlio, salutalo pure cazzo. Amore, adesso tra un po' torna Dani, che sono mezzo proprio, ma con me. Con me, Dani. Perché sono di lui, mi ha fatto una telefonata in questi giorni, se non lo chiamavo io proprio. Ma l'ha lasciato con due figli, c'è da fare, cazzo. Allora, torniamo un secondo, saluti allora, Emiliano, sì. Quindi la prossima tappa dove ti vedremo è a teatro. Sì, a teatro sicuramente, poi comunque prima di febbraio uscirà su Rai 1 questa fiction con Gigi Proietti in 4 puntate, Un cuore matto, però mi sa che hanno cambiato il titolo, Una pallottola nel cuore, non saggi comunque. Ah, e poi adesso per chiunque abbia Sky, se andate su Prima Fila, su On Demand, sì. C'è sta il film di Emiliano con Pieraccioni, sì. Bisogna vederlo. Ieri c'era su Sky, forse anche oggi, c'è sì, anche sì. Manuale d'amore 2. Perché tu sei Manuale d'amore 2? Amica paccata, faceva il fidanzato della figlia di Verdone. No, ma non ti prego. C'ho tre scene, in realtà due hanno tagliato, me ne hanno lasciata una, però quello è stato il mio primo film importante. E la mia ragazza la faceva, la figlia di Verdone, la faceva Eugenia Costantini. Che ma non era Jasmine Trigg? Ah no, quello è Manuale d'amore 1, voglio Jasmine Trigg. Non so perché si chiama Jasmine come te, vabbè. Guagliù, io vi saluto, come sempre, Oteng e Podum. Dalla macchina stato stanno tipo a Cassino, non lo so, da queste parti. Non vabbè, sapere. Siamo sull'autostrada, siamo a Pontecorvo. Siamo passati adesso.
non baci, Emiliano De Martino, Yasmin Pucci, Sara, ragazzi, metti stop. Metto.